Buongiorno. Allora, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Siamo sempre con Fabio Antitonante, coordinatore di Forza Italia a Milano, e con Nadira Araigue, candidata Io ed è sono candidato candidata, portiamo avanti assolutamente. perché. Naturalmente sono entrambi candidati per le regionali e in collegamento abbiamo Simone Santi, già ambasciatore in Mozambico, imprenditore, presidente del gruppo Leonardo, che avevamo già presentato. Allora, la prima domanda, come dicevo, ha a che vedere con un tema di startupabilità che è il caso EMA. Sappiamo che il direttore generale Guido Rasi ha denunciato che la sede di Amsterdam non sarà pronta nei tempi tecnici previsti, quindi forse si riapre qualche spiraglio per Milano. Questa è la domanda che giro ai nostri candidati. Comincerei da Nadira. Sì, allora EMA è una scottatura che ancora non è guarita, perché avevamo tutte le carte in tavola, cioè in regola per vincere. Abbiamo perso per una fatalità oppure una sfortuna, diciamo così. Io sono molto contenta che sia successo questo, per un motivo ben preciso, perché io credo che già allora ci fossero dei dubbi sulla sede che ha vinto in Olanda. Sì, che ha vinto in Olanda. Io spero che si possa fare qualcosa, spero che il ricorso che fa Milano possa arrivare a un risultato positivo e lo spero per un motivo ben preciso. La regione Lombardia non ha investito molto nella ricerca, non ha investito e continua a non investire, non ha progetti sull'innovazione, sui centri di ricerca, eccetera. E io spero, speravo e continuo a sperare oggi che EMA possa dare una spinta, diciamo che possa essere una propulsione verso la voglia dell'innovazione. Noi in Regione Lombardia, cioè la Regione Lombardia che è paragonata ad altre regioni d'Italia è sicuramente all'avanguardia, ma paragonata ad altre regioni d'Europa siamo un po' a traino. Quindi io direi che bisogna guardare lontano, bisogna avere dei progetti innovativi verso il futuro. Bisogna pensare anche che l'innovazione porta anche allo sviluppo, porta lavoro, porta formazione. Mi devo fermare? No, no. Porta alla formazione, porta soprattutto a risolvere i problemi delle politiche giovanili, cioè, è tutto intrecciato, cioè, è una globalità intorno all'innovazione e alla tecnologia che non va sottovalutata. E io credo che una regione come la Lombardia abbia il dovere, non il diritto, ma il dovere di guardare intorno a sé in Europa. Noi siamo chiamati anche in questo caso a giocare delle partite internazionali e non possiamo permetterci di avere un approccio come da 20 anni a questa parte è estremamente provinciale. Noi dobbiamo essere moderni, europei, internazionali, dobbiamo avere delle persone che parlano le lingue, dobbiamo avere delle preparazioni di business, di strategia, eccetera. E questa è una strategia. EMA, secondo me, va giocata come una partita strategica, non come una partita da sciogliista. Secondo me quindi ci sono dei margini concreti per riaprire la partita? Allora, i numeri ci sono tutti, sicuramente noi abbiamo un progetto molto bello e sicuramente concreto. I numeri ci sono tutti, poi bisogna vedere la tecnicità della cosa. Passo la parola a Fabio Antitonante, che sicuramente avrà da ridire anche su forse il governo, quello che ha fatto il governo prima. La mia collega è molto simpatica, chiamo collega perché sono ingegnere anch'io. Però dobbiamo un po' ricordarci di come siamo arrivati a perdere l'EMA. Siamo arrivati perché un governo del PD è arrivato in Europa senza il ministro degli esteri, il presidente del Consiglio non ci ha creduto e non ha avuto quei rapporti e quella credibilità internazionale e quindi è finita con una monetina, questa è l'Italia di oggi, il terzo contribuente dell'Europa con 20 miliardi di euro all'anno. È stato umiliato con una monetina affinché
Ponente sarebbe stato un punto importante per la nostra città, per l'Italia, con un indotto di 3 miliardi di euro sul nostro territorio, e noi come Regione Lombardia avevamo messo da subito a disposizione la sede del Pierelone, quindi una sede importante, pronta per partire. Questa è la storia. Rispetto ad alcune osservazioni sulla Regione Lombardia, visto che è candidata, le evidenzio su cosa fa la Regione Lombardia, perché ho sentito cose strane, la Regione Lombardia non fa innovazione. La Regione è un'istituzione come il Parlamento, e il Parlamento Lombardia dove si fanno delle leggi. All'interno del nostro bilancio diamo una visione politica e ci occupiamo di dare delle priorità. Su 23 miliardi di euro di bilancio, 18 miliardi di euro di Regione Lombardia vanno alla sanità e ai servizi sociali, e poi su 5 miliardi di euro restanti sono le infrastrutture, la formazione. Cioè è un sistema che dà delle priorità politiche. Regione Lombardia non fa l'innovazione, produce e cerca di stimolare l'innovazione. Quest'anno noi abbiamo fatto un bando da 30 milioni di euro sull'innovazione, abbiamo finanziato 300 milioni di euro di Made in Italy, poi so che è uno dei temi, per iniziare a inquadrare il contesto in cui ci muoviamo. L'EMA è uno dei disastri lasciati dal PD come tanti altri, come anche delle riforme truffa. Possibilità, mi sembra molto difficile, inutile che ci prendiamo in giro, siamo in campagna elettorale, sentirete tanti spot, tante promesse, la verità sarà messa in fondo. Però io credo che dal 5 marzo, quando manderemo a casa tra l'altro uno degli ultimi, l'ennesimo governo non eletto, perché anche il PD ha l'abitudine di andare al governo senza vincere mai le elezioni, inizierà una nuova storia, un nuovo rapporto con l'Europa, questo sì. Tecnicamente non so se potremo ancora essere della partita su EMA, ma con un governo credibile come quello del centrodestra i rapporti in Europa cambieranno. Una domanda anche a lei, quindi secondo lei però adesso ci sono dei margini concreti per riaprire questa partita? Allora, dal 5 marzo, adesso tutte sarebbero veramente una buffonata, capisco che vogliono distrarre dai disastri che hanno combinato. 5 marzo la vedo difficile, perché ormai è stata assegnata con questa monetina, questa oggi d'Italia, 20 miliardi di euro all'anno dei nostri soldi cittadini che vanno in Europa. E dal 5 marzo devono cambiare i rapporti. L'EMA mi sembra un po' difficile, a meno che ci siano delle cose clamorose, ma ci sono tante altre opportunità che l'Italia deve avere dall'Europa, perché l'Europa deve essere un'opportunità, non una catena dove ci veniamo seppelliti da burocrazia e tasse. Beh, mi collego subito a questo ultimo argomento, perché anche ieri abbiamo avuto l'occasione di parlare in diretta con la rappresentante del gruppo giovani di Sistema Nuova Italia. Si parlava molto di imprese internazionalità, quindi introduco quest'altro argomento, che mi sembra che sia essenziale per una città come Milano, che è sicuramente la capitale economico-finanziaria di la Lombardia, che sono le capitali economico-finanziarie del nostro paese, questa vocazione europea. Dal punto di vista delle imprese, degli aiuti alle imprese che vorreste dare se veniste eletti, cosa avete progettato nei vostri programmi, cosa avete proposto nei vostri programmi? Allora, anche il mio collega ingegnere è estremamente simpatico e mi piace che abbia preparato anche la monetina, che lo rende ancora più simpatico, però io mi limito a rispondere alle domande, non faccio propaganda. Ritorno a EMA e credo che noi abbiamo giocato una partita estremamente preparata. Io avevo sentito anche Maroni parlare, ed è vero, avevano preparato sia Maroni che il sindaco Sala un progetto estremamente competitivo. È vero che abbiamo perso alla monetina o per sfortuna, come dicevo io, ma non è assolutamente vero che il paese non ci credeva. Comunque io ribadisco un concetto, che sono 23 anni che sono loro che sono al governo in Lombardia, non siamo noi, quindi siamo noi che dobbiamo dire che le cose devono cambiare. Sono assolutamente d'accordo con te,
quando dici che la Lombardia non investe in innovazione, ma il governo di Maroni ha fatto morire, diciamo così, il centro di ricerca lombarda, che non erano investimenti, erano altre cose, erano eccellenze della ricerca e della scienza in Lombardia, che lavoravano sull'innovazione, punto. Cioè, io non sto facendo propaganda, io parlo di innovazione, parlo di strategia. La Lombardia non è una strategia. Cosa proporreste di fare? Io, allora, innanzitutto ritorno sull'innovazione, ritorno sulla ricerca e sviluppo, ritorno sull'ambiente, ritorno sull'energia, sull'efficienza energetica. Noi abbiamo moltitudine di possibilità di far partire e internazionalizzare, anche nel senso di rendere competitive le nostre aziende, il nostro tessuto industriale e anche il nostro tessuto tradizionale, l'artigianato, eccetera, competere in Europa. Cosa bisogna fare? Bisogna puntare uno sulla formazione. Noi non abbiamo nessuna formazione, ma proprio zero formazione di eccellenza. Noi abbiamo puntato sull'artigianato, che non va perso, perché se parliamo di artigianato non possiamo non parlare di tecnologia, perché basterebbe andare a vedere cosa fanno in Inghilterra con la digitalizzazione, la robotizzazione applicata all'artigianato. Hanno recuperato tantissimi artigiani, tantissime piccole imprese, ma anche laboratori, a competere con altri paesi internazionali. Io punto sulla tecnologia, punto sull'innovazione, punto su anche agevolazioni fiscali per poter permettere alle aziende di investire in se stesse. Cioè, noi abbiamo, per esempio, se vogliamo parlare di imprese in Lombardia, abbiamo delle imprese che non investono per rispettare le norme ambientali. Cioè, noi abbiamo, la Lombardia è la regione più inquinata d'Italia. Noi respiriamo la stessa aria, sono 23 anni che non siamo al governo in Lombardia, e in Italia siamo al governo da 5 anni, prima c'erano loro. Quindi è inutile dire che i mali dell'Italia siano gli ultimi 5 anni del governo non eletto. E poi, sì, non eletto. Parliamone. Lei lavora a Leni, giusto? Non è così. Ah, come si può dire? Forse non mi sono spiegato bene prima. La regione Lombardia non fa innovazione. Se fossimo in Corea del Nord, forse sì, ma l'innovazione lo fanno le aziende. La capitale dell'innovazione in Italia e in Europa è la regione Lombardia, rispetto anche alle percentuali di investimenti che fanno le multinazionali. L'EMA, la candidatura migliore dell'EMA a Milano non era perché Milano è una bellissima città, accogliente, ha fatto un salto molto importante dopo l'Expo, ma perché qui ci sono tutte le sedi delle aziende farmaceutiche. Abbiamo la Sanofi a pochi chilometri, ci sono investimenti miliardari in ricerca e sviluppo. Gli investimenti le fanno le aziende. Se fossimo in Corea del Nord, cioè l'ultimo partito comunista, paese comunista del mondo, allora lo Stato fa tutto. Quando parliamo di internazionalizzazione, di difficoltà, sentirete una marea di chiacchiere, sono due i fattori: tasse e burocrazia. Il made in Italy è sempre dove ci si riempie la bocca le tre parole magiche che hanno fatto grande questo paese, made in Italy, che oggi è in difficoltà e c'è una delocalizzazione selvaggia. Non è perché i nostri operai lavorino peggio di prima o non facciano ancora i prodotti migliori, ma perché le aziende per disperazione vanno in Polonia, vanno in Cina, perché meno tasse e meno burocrazia. Noi, la ricetta di Forza Italia, del centrodestra, è molto semplice: meno tasse, meno burocrazia, che è quello che sta succedendo in questi mesi in USA, in America. Trump fa una riforma fiscale, cosa succede? Che Marchion subito parla di 1 miliardo di euro di investimenti, Apple è pronta a far rientrare 200 miliardi di dollari negli Stati Uniti, Walmart, che è la più grande catena al mondo di grande distribuzione dove ci lavorano 3 milioni e mezzo di persone, dà un bonus ai lavoratori proprio perché ci sono meno tasse. Noi con la flat tax
che è uno dei punti fondamentali del nostro programma, riportiamo al centro quelle che sono le tasse, perché oggi le piccole e medie aziende d'Italia pagano il 65% di tasse. È vergognoso. Allora, vorrei dire che il Made in Italy è cresciuto negli ultimi 5 anni, l'esportazione, beh, lei lo vede quello che si fa, ma lei vede l'esportazione dei beni italiani? No, ci sono dei grafici, ci sono dati inconfutabili, l'esportazione è cresciuta negli ultimi 5 anni. Noi siamo passati da segni meno a segni più. Comunque io non credevo che questo fosse un incontro in cui ci si battesse a suon di slogan. Io pensavo dati. Sì, beh, infatti anche io parlo di dati. Si deve attrezzare, si candida col PD, si attrezza anche col fatto. Cioè, avete regalato 20 miliardi di euro alle banche, viene qui a dire, a parlare dell'innovazione. Okay. Rispondiamo alle domande. Cioè, noi dobbiamo parlare di internazionalità, di società internazionali. Avevamo un bellissimo collegamento con Simone. Infatti qui si parla anche di sport, di integrazione, di Africa. Virginia, io ho una domanda che è venuta fuori ieri, prima di toccare quest'ultimo aspetto, la necessità degli imprenditori lombardi di avere un dialogo aperto e concreto e attivo con la burocrazia e con la politica, perché soprattutto con la politica. Da questo punto di vista voi cosa proponete? Giro la domanda prima a Fabio Artitonante e poi a Natina. Innanzitutto dal 1 gennaio 2018 nel nostro piccolo, perché abbiamo azzerato l'IRAP per chi apre nuove imprese commerciali o di servizi nelle città superiori a 50.000 abitanti. L'unica, avevamo dei vincoli anche nazionali, però l'IRAP è azzerata per chi apre, quindi chi vuole investire nelle piccole e medie aziende commerciali e di servizi. E nel nostro limite, perché ha dei vincoli regione Lombardia, anche sull'aspetto delle start-up ci siamo dati da fare, con un finanziamento di 30 milioni di euro con una goccia, ma sono esempi per far vedere le due dimensioni, cioè in regione Lombardia, centrodestra, cosa diciamo e cosa facciamo, e invece le direzioni, le visioni di quello che è successo a Roma in questi anni. Start-up. Tanti ragazzi qui, Milano è la capitale, la Lombardia è la capitale delle start-up. I ragazzi hanno un problema, e se io ho un sogno imprenditoriale, un'idea imprenditoriale, vado in banca, busso e nessuno mi dà un euro. Allora la Regione Lombardia ha garantito attraverso questo bando che si chiama Intraprendo 5.000 progetti di ragazzi fino a 65.000 euro a tasso zero per 7 anni. Questo è un messaggio. Perché il lavoro non si crea solo all'interno dell'azienda, ma si può creare anche con un nuovo lavoro, con la digitalizzazione. Sono previsti nei prossimi anni, sentiamo parlare di industria 4.0, ma già siamo nel mondo digitale, una formazione che va cambiata e non serve, ecco, lo slogan di Renzi, buona scuola, ma era completamente slegata in realtà. C'è tanto da fare in questo paese. Allora, io ho un sogno, non vengo con i numeri, vengo con un sogno. Il mio sogno è quello di restituire un sogno ai ragazzi, ai giovani. Non credo faccia ridere, perché io ho semplicemente parlato, ho fatto fare a un ragazzo di 19 anni una piccola ricerca sul territorio dove abito, che non è un piccolo territorio, comunque è una città di 30.000 abitanti, di fare una ricerca per un mese. E per un mese lui ha interrogato i ragazzi, perché se lo facevo io, anzi se lo avessi fatto io, perché poi si dice che l'Angelino non sa parlare italiano, se l'avessi fatto io magari non avrebbero dato le risposte che hanno dato a un ragazzo di 19 anni. I ragazzi di oggi sognano giustamente un lavoro. La cosa deprimente è che i ragazzi di oggi che sognano un lavoro sono anche i ragazzi liceali. Questo vuol dire che noi abbiamo tolto un sogno, il sogno di fare qualcosa nel futuro. E allora io cerco di puntare il tutto sulle politiche giovanili.
Un altro dato molto importante è quella dell'artigianato, della tradizione e anche della regione Lombardia. La regione Lombardia è ricchissima di tradizione artigianale e purtroppo questa tradizione artigianale si sta perdendo. Noi, gli artigiani di una volta, stanno perdendo il mestiere. Il mio sogno è questo, è unire l'artigianato, il mio. Io non sono Giorgio Boi, ovviamente, io sono una semplice cittadina che è laureata, che lavora da 23 anni in una grandissima azienda, che sa fare strategia, che sa fare pianificazione e sa vedere l'obiettivo e spero di sapere anche fare in modo di arrivarci. E allora voglio unire l'artigianato alla formazione. E c'è un modello, perché non bisogna inventarci niente. Il modello si chiama Compagnon du Devoir. È un modello francese, è un'istituzione che ha unito l'artigianato francese, perché loro amano il loro paese, loro, la grandeur de la France, sapete tutti che cos'è, e avevano paura di perdere questa tradizione. Questa è una cosa importantissima. E volevano anche diminuire aumentare il tasso di scolarizzazione in Francia. Non dobbiamo puntare sulla ricerca, dobbiamo puntare sull'innovazione, dobbiamo puntare sull'università, ma non c'è solo questo. Allora, loro hanno inventato anni fa, ma decine di anni fa, questa istituzione che è un marchio, e uniscono la tradizione alla formazione. I grandissimi artigiani sono diventati docenti in tutte le materie, dal calzolaio al maniscalco, e sono tutti nella stessa università, la stessa scuola, la stessa istituzione, e i ragazzi vengono ad imparare. Quello che si fa, il passo successivo, non sono scuole di formazione professionali, sono un'istituzione. E quello che si fa all'uscita, possono scegliere tra essere inseriti nei laboratori del loro proprio territorio oppure aiutati in start-up. È vero quello che dice il mio collega sulle start-up in Italia, è vero, ma non è abbastanza. Loro aiutano, e sembra che ti sia spazientito, no. Il dato è questo, che aiutano con delle defiscalizzazioni, eccetera, ma agevolazioni a fare co-working, laboratori e start-up. Chiaro. Allora, io vorrei approfittare del nostro Simone Santi in collegamento da Bruxelles, che quindi ha anche una vocazione internazionale nel collegamento, perché devi intervenire sul tema che stiamo affrontando, che prima di tutto è appunto la possibilità della Lombardia di aprirsi a un orizzonte internazionale. Si parlava dell'EMA prima, della possibilità, ma in generale anche i nostri due candidati hanno parlato dei loro programmi per facilitare le imprese. Chiedo a Simone Santi come vede lui la Lombardia dall'estero, avendo anche poi varie relazioni con imprenditori, se secondo lui quali sono i punti carenti che andrebbero assolutamente affrontati. Ci sente? Scusi un attimo, siamo noi che non la sentiamo. Un secondo solo. Ok, aspetti un attimo. Chiedo scusa, ma appunto. Ci può parla? Ci sente? Ma io mi sento. Adesso io mi sento. Eccoci. Perfetto. Voi mi state sentendo? Sì. Ok, eccoci. Ecco, la prima cosa è, ok, io sono in collegamento proprio da Charlemagne, dove è la sede della Commissione Europea, quindi il centro, diciamo, dell'Europa in questo momento, e proprio qui c'è un forum che parla di Erasmus Plus, che è un programma molto interessante di supporto ad attività sociali e sportive per integrare soprattutto le varie popolazioni europee e, perché no, anche le popolazioni che vogliono venire in Europa, che questo sarà un tema poi successivo. Ma cerco di prendere degli spunti da quello che ho sentito. Purtroppo, ecco, uno dei grandi limiti, parlando di tecnologia, è proprio la tecnologia della telefonia, che ci sembra oggi non aiutare molto. Io sono abituato a vivere in Africa e le connessioni sono limitate, ma oggi qui dal centro dell'Unione Europea a Milano dovrebbe essere tutto più semplice, invece non lo è.
ma ho sentito un po' spunti a tratti di quello che è stato il dibattito. Mi spendo quattro parole veramente su EMA, non è uno degli argomenti di cui mi sono occupato, però ho visto ancora una volta invece un'Italia che non andava proprio molto compatta su questo tema di EMA, e ancora una volta mi dispiace sentire due esponenti, due gruppi politici che hanno una visione completamente diversa uno dall'altro, o che utilizzano strumentalmente EMA per attaccarsi l'uno con l'altro. Il problema di EMA è stato un problema nazionale, cioè se si combatte una battaglia, si combatte una battaglia per il paese. Forse nell'ingranaggio di questa nostra politica litigiosa interna, forse dobbiamo andare a vedere lì dove magari abbiamo perso qualche punto, o dove magari non siamo andati insieme in squadra come fanno altri paesi. Ma questo apre e chiude una parentesi, proprio perché mi piace essere costruttivo. Magari ci fosse la possibilità di avere EMA a Milano, non credo che si torni indietro su una decisione così strategica, visto anche gli equilibri europei, ho visto anche un paese come l'Olanda, dove già su alcuni temi noi ci siamo... Si è interrotto di nuovo il collegamento. Aspettiamo qualche secondo, ma... in attesa di recuperarlo, chiedo aiuto al Mimmo Lutello per recuperare il collegamento, per piacere. Scusate un attimo. Ok, sì. Intanto andiamo avanti con il nostro dibattito, poi vi aspettiamo. Aspettate. Simone, okay. Ci sei? Abbiamo ripristinato. Allora, ci sono. L'abbiamo sentita fino alla sua ipotesi che su EMA non si potrà fare secondo lei, perché... Pronto? Simone? Non è destino. Sì, ma la prima domanda è che... Sì. Questo è Tim. Pronto? Sì, noi la sentiamo. Pronto? La sentiamo. Sì, ti sentiamo, Simo. Simo? Al telefono la sentiamo. Pronto? No, dobbiamo abbandonare, un attimo. Passiamo alla tua domanda. Ok, allora, purtroppo ci dispiace per questo inconveniente, ma non dipende da noi. Io andrei avanti sul dibattito, che è già abbastanza denso, introducendo l'ultimo tema, di cui si è parlato moltissimo in questa campagna elettorale, in questi giorni di campagna elettorale, che sicuramente però è un tema che pesa sul cittadino, pesa nel senso che è un tema che si deve affrontare. Allora, problema... politiche dell'immigrazione. Abbiamo sentito la frase, poi insomma è stata definita come un lapsus di Attilio Fontana la settimana scorsa, e ieri Salvini ha insistito sul tema dicendo che anche a livello nazionale, se lui venisse eletto, cioè il centrodestra vincesse, lui vorrebbe applicare delle politiche alla Trump. Io comincerei da Fabio Altitonante, che è coordinatore di Forza Italia, ricordiamo, quindi non leghista, però insomma, vorrei sapere la sua opinione su questo tema, su queste, prego, assolutamente, aspetti, Fabio. Ha buon senso. Noi abbiamo subito un'invasione in questi ultimi anni, 600.000 persone che non ci dovrebbero essere in Italia ci sono, mangiano, dormono, si divertono le nostre spese, una percentuale importante delinque. Sono nella provincia, sono in Lombardia, ne sono 100.000. Quando finiremo questa giornata in provincia di Milano sono stati spesi 1 milione di euro, come lo spendiamo in provincia di Milano, 1 milione di euro al giorno per delle persone che qui non ci dovrebbero essere, e non c'è neanche una prospettiva futura. Noi ci possiamo permettere di dire che vogliamo i rimpatri immediati, vogliamo un altro, vogliamo la difesa dei nostri confini, perché tanti non lo ricordano, ma la più grande sanatoria della Repubblica Italiana l'ha fatta il centrodestra nel 2002 con 800.000 stranieri regolarizzati. Nel 2002 però era un'altra situazione economica.
si veniva regolarizzati con un contratto in mano, si pagava le poste un bollettino, quindi quella regolarizzazione ha permesso all'INPS di incassare in questi anni più di 4 miliardi di euro. Allora, solo per la domanda, le poste 100 milioni di euro, oggi si spendono 5 miliardi di euro all'anno dei nostri soldi per allietare delle persone. E non è questo il tipo di sviluppo che vogliamo, non è questo il futuro per le nostre città e il nostro territorio, in un contesto economico dove l'anno scorso 50.000 ragazzi sono andati via dall'Italia, ma non sono andati via a fare i master o una loro crescita professionale, sono andati a trovare un'opportunità. Perché qui non c'è un lavoro, un'opportunità che hanno trovato. E alcuni di loro ci hanno anche lasciato la vita. E stiamo esportando anche le migliori teste. I due ragazzi veneti morti nell'incendio di Londra, 210 lode in architettura, sono andati a Londra a avere una loro opportunità. Beh, non è questo lo sviluppo, non è questo quello che vogliamo. E faremo senz'altro un altro tipo di politica. Uno dei punti fondamentali sarà la verità, qui non ci potete fare andare, e la difesa dei nostri confini. Ma mi permetto di girare una seconda domanda, poi passo la parola a Nadia Largue. È fattibile in questo momento una scelta del genere, visto che quello della migrazione dall'Africa, da situazioni anche difficili, è un problema sociale del stesso, che non ha la sua Italia, la sua Lombardia? E non c'è nessun modo invece di considerare queste persone una risorsa? Pensiamo adesso la Boldrini. Una provocazione, no, non risponde a quello che giustamente pensi. Assolutamente no. Qui non sono una risorsa, non ci devono stare. Noi dobbiamo fare, l'abbiamo detto negli ultimi 3 anni degli accordi bilaterali, qualcuno ci diceva che non riusciamo, primi governo sia Renzi che Letta, non riusciamo a fare gli accordi bilaterali. È arrivato il ministro degli interni Minniti, si sono fatti i primi accordi bilaterali, sono diminuiti, sono dimezzati gli sbarchi, che comunque ci sono importanti, non sono accettabili. Quello che è stato fatto dal governo di centrodestra nel 2008, quando c'erano le famose primavere arabe, dove sembrava che ci dovesse essere l'invasione, era subito un accordo bilaterale, come hanno fatto, e deve dare l'opportunità di poter avere uno sviluppo su quella, nelle loro nazioni. Noi non ci possiamo permettere questa invasione, non ci possiamo permettere questa invasione, non siamo nel contesto di 15 anni fa, ci sono dei giovani che non lo fanno. Noi stiamo importando delinquenti e clandestini, stiamo esportando le migliori menti. Il prossimo governo, la prossima visione, perché non si voterà il 4 marzo per singoli d'Italia e Di Maio, si voteranno tre percorsi diversi del nostro futuro. Ecco, noi il nostro futuro non lo vediamo con l'invasione, non lo vediamo con i ragazzi che devono scappare dall'Italia, quindi stiamo esportando dei ragazzi che hanno studiato qui, che si sono sviluppati qui, che lo Stato italiano ha investito su di loro, li stiamo esportando all'estero. Questo non è lo sviluppo che vogliamo. Qual è lo sviluppo che volete voi? Allora, io non vorrei fare molte confusioni. Allora, qua stiamo parlando di richiedenti asilo, quindi di profughi, stiamo parlando di immigrati e del tessuto straniero che già vive in Italia e lavora in Italia. Stiamo parlando di ragazzi di fuga dei cervelli, quindi ragazzi che vanno via, stiamo parlando di sicurezza sul lavoro, di innovazione. Non ho capito la domanda, cioè nel senso, dalle risposte che sono state date io ancora non ho capito. Io mi collego alla sua domanda e cerco di rispondere senza fare confusione, perché sennò dire importare delinquenza e esportare eccellenza mi sembra che sia uno disumano nei confronti delle persone comunque che arrivano scappando comunque da una situazione tragica, no? Allora, io non voglio fare confusione, non voglio nemmeno fare la buonista, voglio parlare di cose concrete. Le persone che vengono in Italia, i richiedenti asilo che vengono in Italia, non sono pagati dall'Italia, ci sono fondi europei. Cioè,
Quindi non è che noi da tasca nostra dobbiamo mettere i soldi. In Lombardia non c'è stata nessuna regia, cioè zero regia sulla gestione dei richiedenti asilo. Alcuni comuni, moltissimi comuni, sono stati abbandonati e lasciati a se stessi. Altri comuni sono stati aiutati. Il comune di Milano ha agito e reagito in modo, non voglio dire eccellente, però comunque qualcosa ha fatto. Ci sono dei modelli, ci sono delle associazioni che possono, che sono, lo SPRAR per esempio, funziona benissimo. Ma se ci fosse una regia, io parlo della Lombardia, non ho assolutamente la pretesa di sapere tutto anche sulle politiche nazionali, perché non è così, ho le mie opinioni. Il governo attuale ha fatto delle cose buone, ci sono degli errori, non ci sono degli errori, non sono io che lo devo dire, ma in Lombardia, parlo della Lombardia, non c'è una regia. Io vivo qui e vivo qui in una regione dove vedo i comuni, il mio comune ha funzionato benissimo, abbiamo lo SPRAR che funziona molto bene, il comune di San Donato Milanese funziona molto bene, altri comuni sono stati abbandonati, tutti quelli che hanno voluto aiutare non hanno avuto l'aiuto che dovevano avere. Ora, dire che tutte le persone che arrivano in Italia a richiedere asilo, quelli che hanno il diritto di chiedere l'asilo devono essere rispettati, e dire che sono dei delinquenti è una frase disumana. Io non voglio perdere la mia umanità e io sono orgogliosa di far parte di una comunità che ha un'umanità, va gestita, ma non si possono sparare slogan del tipo noi vogliamo fare come in America, o noi vogliamo, o esportiamo le nostre eccellenze e importiamo la delinquenza. Ma dove sono queste statistiche? Dove sono queste statistiche? Matilde, io le chiedo, sì, perché tu hai un'esperienza anche diretta di che cosa significa da straniera in Italia. Secondo te, l'ultimissima domanda, l'integrazione nel tuo caso specifico è stato possibile? Allora, e in questo caso io dico che non bisogna fare confusione. La confusione tra richiedenti asilo e persone che vengono qui a lavorare. Io sono italiana perché ho scelto di essere italiana, non perché mi conveniva essere italiana, perché io ho un lavoro, sono manager, ho un lavoro che mi permette di vivere anche senza chiedere la cittadinanza, e l'ho chiesta perché ci credo. Io credo in questo paese perché io sono 23 anni che lavoro per contribuire a migliorare e a far crescere il mio paese, il paese dove ho scelto di vivere. Io sono algerina di origine. Io posso dire, allora, io faccio parte del tessuto straniero, quello che dicevo prima, ci sono confusioni tra richiedenti asilo e immigrati. Io sono un'ex immigrata, sono venuta qua laureata, ero già laureata, ho fatto due master in economia dell'energia e dell'ambiente, sono venuta qua non perché ero ricca, come diceva qualcuno, perché ho vinto una borsa di studio. Ho vinto una borsa di studio studiando, sono arrivata qui, ho imparato l'italiano, ho imparato le regole e le leggi italiane, ho giurato sulla Costituzione italiana, cosa che gli italiani ancora, molti italiani non hanno fatto e non sanno cosa vuol dire. E non voglio fare retorica, perché giurare sulla Costituzione italiana vuol dire avere un legame, e non fa ridere, avere un legame fortissimo con questo territorio, con questa nazione, ok? Allora, io posso dire, e posso, sono l'esempio dell'integrazione, non ho perso la mia cultura, non ho perso le mie origini, non ho perso quello che sono io, ma io sono integrata perché lavoro per questo paese e perché rispetto le leggi di questo paese, tutte. Non sono venuta a delinquere, non sono venuta a rubare il lavoro a qualcun altro, io ho una professionalità. La mia è elevata, non perché me la voglio tirare, ma perché così, perché sono laureata, ho due master, parlo quattro lingue internazionali e le parlo perfettamente. Non sono venuta a rubare il lavoro di qualcun altro, ma anche lo spazzino non è venuto a rubare il lavoro di un altro. I ragazzi che vengono qui e vogliono lavorare, vogliono, inseriamoli nell'artigianato. Perché non facciamo in Lombardia esattamente quello che devono fare, che fanno in Francia? Prendono gli immigrati, quelli che sono nei ghetti, e non hanno un lavoro, gli fanno fare delle formazioni, hanno capito 30 anni dopo
che lasciare gli immigrati nei ghetti non serve assolutamente a niente se non a isolarli. Noi dobbiamo concepire delle città senza barriere, dobbiamo fare in modo che questi stranieri vivano la loro cultura in modo, è giusto, la libertà di culto, la libertà di cultura, ma devono essere integrati, per essere integrati devono lavorare, devono avere una speranza, devono sognare di avere un lavoro, una casetta, non è che sognino di fare, di prendere il posto di non so chi. E allora perché non li mettiamo nei centri di formazione per poter entrare ad aiutare nelle piccole imprese o nei laboratori di artigianato? Questo è avere, essere lungimiranti, questo è avere un obiettivo, questo è avere una strategia. Non si fa strategia sulla pelle degli immigrati, punto. Ok, chiari i vostri reciproci punti di vista, lascio il diritto di replica brevissimo. La dire mi ha convinto, è proprio quello che vogliamo noi. Noi vogliamo un'immigrazione che si integri. Per integrarsi ce ne vuole poca con la richiesta di lavoro. Come è stato nel 2002? A distanza di 15 anni arrivano 600.000 persone, di cui il 95% qui non ci dovrebbero essere, quindi scusate, mi sono spiegato male, quel 5%, quindi poche migliaia richiedenti asilo, certificati, ci potevano stare, gli altri a casa. Allora, so che c'è Simone Santi in collegamento, vediamo se riusciamo a fare un ultimo giro di... Ci sente? Pronto? Simo? Simo? No, niente. Allora, abbiamo... Io chiuderei questo interessantissimo incontro. Un saluto proprio per Simone, dai, che ha avuto pazienza da Bruxelles, ci ha dedicato tempo e... Vediamo un attimino di riuscirci, perché la sua connessione ha qualche disagio. Simo? Ci sei? Inizia a parlare qui, dai, così... Pronto, Simone Santi ci sente? Ci sente, Simone. Io ho sentito l'intervento. Mi sentite? Sì, noi la sentiamo e la ringraziamo anche, approfitto per dirglielo, per averci seguito a distanza comunque. Pronto, mi sentite? Sì, sì, sentiamo. Ah, ok. Devo fare una piccola premessa. Io sono d'accordo sul fatto che non si può generalizzare. E la generalizzazione è, secondo me, abbastanza dilagante in Italia. C'è una grande differenza tra richiedenti asilo politico, tra immigrati, in generale il termine extracomunitari, in generale c'è questo spirito di, in questo momento, di caccia all'invasore. Ecco, io sono contrario a tutto questo. Una prima cosa per il nostro passato. Dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo un paese di immigrati. Siamo un paese che ha cercato in tutti i modi fortuna all'estero. Io stesso ho avuto il nonno di mio nonno che ha trovato fortuna in Brasile e poi è tornato. E l'altro concetto principale è tutti quelli che vengono in Italia dal loro paese, tendenzialmente più del 90% vuole ritornare nel proprio paese, sta cercando solo di prendere un ascensore sociale che è il diritto di tutti i cittadini del mondo, per poi ritornare nel proprio paese. Questo succede mediamente a tutte le popolazioni del mondo che si muovono, compreso noi italiani quando siamo andati all'estero. C'è sempre una volontà poi di reinvestire e di ritornare nel proprio paese. Ogni tanto ci dimentichiamo che gli immigrati creano occupazione, ci dimentichiamo che gli immigrati pagano imposte di cui molto probabilmente non riceveranno mai dei benefici, nel senso che andranno via tra 10, magari 15 anni e probabilmente quelle imposte di beneficio diretto per loro non ci saranno, invece stanno permettendo anche, diciamo, di colmare delle lacune di debito pubblico che noi abbiamo. Gli immigrati stanno creando anche una generazione giovane che riempie le nostre scuole e quindi ogni tanto bisogna stare anche un po' attenti quando facciamo le generalizzazioni. Io ho sentito con molto piacere l'esperienza di chi è venuto qui in Italia, già formato e si è fatta valere, diciamo, nella sua professionalità.
se noi avessimo fatto, o meglio, se gli Stati Uniti avessero fatto la distinzione all'epoca dell'immigrazione degli italiani lì, su chi era specializzato, chi non era specializzato, probabilmente il 98% della nostra popolazione che veniva dal povero Veneto o dal povero Sud probabilmente sarebbe stato rigettato e riportato in Italia, non avrebbe avuto il futuro che poi invece ha avuto o il passato che ha avuto. Quindi noi ogni tanto dobbiamo anche stare attenti a, a dire facciamo un'immigrazione selettiva. E poi c'è un altro fatto, quando parliamo di, io ho un'esperienza proprio di supportiamo dei progetti di sport per ragazzi che stanno richiedendo asilo politico, la situazione nazionale è abbastanza drammatica proprio perché non c'è coordinamento tra le varie autorità. Per solo interagire con questi ragazzi è complicatissimo, e poi per scoprire che la maggior parte di questi hanno un'età che va dai 15 ai 25 anni e che sono lì, passano lì uno, due, al limite anche tre anni senza una vera identità, senza sapere che cosa faranno, e quindi perdono una parte importante della loro vita. Ricordiamoci che quelli tendenzialmente sono i nostri figli, sono i nostri nipoti, sono una parte del futuro di qualche paese, che sia il nostro o che sia il loro, questo importa poco. Ma soprattutto io ci tengo a dire che trovo assurda una campagna elettorale come quella che sta avvenendo in Italia, puntata, tutto il dito puntato su un tema che è il tema dell'immigrazione, come se realmente questo fosse il problema del nostro paese. Io credo che di problemi da affrontare ne abbiamo tanti, tanti, tanti. Questo è il modo più facile di trovare un nemico, e su questo mi dispiace che l'Italia abbia perso l'occasione di approvare una legge come lo Ius Soli, mi dispiace che la sinistra abbia perso l'occasione di dimostrare che quella era una legge tendenzialmente di sinistra, che poteva riconoscere, essere riconosciuta anche dal centrodestra, ma essere riconosciuta dal popolo italiano. E mi dispiace che questo sia avvenuto solo perché oggi sul consenso pro o contro immigrati ci si gioca le campagne elettorali, perché oramai è diventato un fenomeno di pancia in cui la gente pensa realmente che quello risolveranno i problemi del nostro paese. Siamo molto lontani dalla realtà e soprattutto siamo molto lontani da pensare che tra 20 anni i nostri ragazzi che oggi vanno a Londra, che vanno in Danimarca, che vanno in giro in Germania a cercare fortuna perché oggi facciamo fatica a trovare lavoro, oggi potrebbero ritrovarsi, cioè oggi si trovano le porte aperte, ma con una politica nostra di chiusura delle porte rispetto agli altri potremmo trovarci proprio in quei paesi di sviluppo che oggi esportano, diciamo, talenti o esportano risorse, esportano persone, un giorno potrebbero importarle. Questo è il caso proprio anche mio, io ho fatto fortuna investendo in Africa, investendo come imprenditore, creando occupazione, ma vi assicuro, perché ho trovato dei paesi africani che sono aperti a chi entra e non solo a chi investe, perché il popolo portoghese ha vissuto, popolo europeo evidentemente, ha vissuto grazie alle colonie, sono 5 paesi di portoghesi in Africa, è riuscito a risolvere un problema grosso di disoccupazione, di giovani disoccupati, laureati, che vanno in questi paesi e ancora, siccome hanno accesso, possono lavorare. Parliamo di architetti, di ingegneri, di economisti, di contabilisti. Allora, siamo attenti, perché il giorno che questi paesi, e in generale l'Africa, e in generale tutti questi paesi che Donald Trump definisce, meglio non ripeterlo come definisce, sono questi paesi che hanno la potenzialità e potrebbero chiudere a noi le porte, e noi ci troveremo con il cosiddetto cerino in mano. Chiaro, io la ringrazio moltissimo, Simone Santi, sarebbe stato un piacere interloquire di più, ma purtroppo il tempo corre, e vi ringrazio molto per aver assistito, partecipato direttamente a questo incontro, e vi saluto al prossimo appuntamento il 5 febbraio, giusto. Buona giornata, arrivederci. Thank you.